Un saluto a voi, seguaci di Old Games Italia. Io sono il vostro Ojo e oggi giochiamo insieme a Seven Doors, le sette porte. Un gioco che ci porterà in sette misteriose stanze che, come delle escape room, ci offriranno degli enigmi da risolvere e delle chiavi da trovare per procedere verso la stanza successiva. Il gioco mi è stato gentilmente offerto dagli autori, che probabilmente hanno visto le mie prodezze nell'altro gioco che abbiamo presentato qui nel canale di Escaper. Ma bando alle ciance, il gioco è in italiano, come vedete tradotto da Sepand Sadeghi, non so chi sia. Ciao Sepand, e partiamo col nuovo gioco, caricamento. Hi, welcome to Seven Doors. Behind this door, seven challenges are waiting. Ciao, voce misteriosa. Specifically to test your skills. We're waiting for you behind the last door. If you arrive. Now, if you are ready, you may begin. The door is open. Eccoci qua. Good luck. Buona. Prima porta, la libreria vuota. Potrebbe essere il titolo di un'avventura di Sherlock Holmes. Ok, allora effettivamente di libri non ce ne sono. Questa è la porta d'uscita. Siamo a due livelli, non credo che però possiamo salire al secondo. Qua c'è una specie di incavo su cui dovremo probabilmente inserire un teschio, visto che ci sono questi teschietti allegri che mi vedono. Iniziamo a raccogliere un po' di oggetti. Allora, qua questo sembrerebbe un caricatore. Sì, pallottole aggiunto all'attrezzatura, vabbè. All'inventario sarebbe stato forse più indicato come termine. Procediamo. Abbiamo anche qua una pistola e altri proiettili. Quindi forse dovremmo sparare. Oh! Questo mi invita a sparare, dunque. Sette proiettili. Non vorrei che fosse violento questo gioco. Io non sono un tipo violento. Ok, qua non trovo altro, però. Dovrò distruggere tutte le luci. Proviamoci. No, non è questo. Dovrò rompere queste cose. Non è neanche questo. Dunque, proviamo a sparare a questi teschietti. No. Alla porta? No. Molto strano. Oh, addirittura posso fare il tipico mossa da spara tutto, cioè muovermi a destra e a sinistra con la testa. Molto strano questo gioco, posso anche correre. Però non vedo cosa dovrei fare. Ah, eccolo lì. Perfetto. Quindi raccogliamo questo teschietto. Posso solo dargli i calcetti, eh. Ah, posso anche raccoglierlo col tasto destro del mouse. Posso far così. Posso lanciare. Non capisco. Ecco il fatto. Questa era la prima porta. Ah, ok. Non estremamente difficile. E questa sera. Ok. Le tre grazie al centro. Porta seconda. L'enigma del caos. Questo sembra più intricato, effettivamente. Oh, avevo proprio bisogno. Dai, porta, chiuditi. Non si chiude. Ok, abbiamo una lente di ingrandimento, proprio adatta a Sherlock Holmes. Ok, allora forse devo fare ordine. Per esempio prendere questa tavoletta del bagno. No, non posso. Ah, sì che posso. E piazzarla sul bagno. No. Non è così che funziona. Ah. Posso anche saltare, sì. Vabbè, niente, allora, quello non è. Delle scarpe. Un'arancia. Cappello. Un secchio. Ci sono delle scritte qua. Pezzo di carta vecchia ha un enigma scritto su di esso. Leggiamolo. Quando lo compri è nero, quando lo usi è rosso, quando lo butti via è grigio. It's red. St-
strano enigma, devo mettere un oggetto qua allora. Il pane. No, non è nero quando lo compriamo. Ok, vediamo un altro enigma. Chi mi fa non mi vuole, chi mi compra non mi usa, chi mi usa non lo sa. Mi sa tanto di un enigma da saper l'inglese. La carta igienica non è nera quando la compriamo. Quando sono giovane sono alto, quando sono vecchio sono corto, quando sono vivo rilucco, il mio nemico è il vento, quindi una candela. Io direi questo dovrebbe essere piuttosto semplice. Trovarla però la candela, un'altra parte dell'enigma è trovarla la candela. Sedie, coltellaccio. Oh. Vediamo. Abbiamo l'ultimo enigma, poi cerchiamo gli oggetti. Cresco lentamente, ho bisogno di aria per vivere, ma non ho né polmoni né una bocca. L'acqua mi mantiene viva. Questa sembrerebbe una pianta a questo punto. Una pianta. Non mi pare di averne viste. Ecco qua la candela, il primo oggetto dell'enigma. Qualcosa sotto? Allora, dove era l'enigma della candela? Credo fosse questo. E uno, è fatto. Forse qua dentro si aprirà e potrò tirar fuori il teschio da mettere lì, nella concavità. Allora, grigio. Allora, l'ultima è una pianta. Pianta, eccola qua. Voilà. Allora, chi mi fa non mi vuole. Un errore. Cappello no di sicuro. Cosa sono questi rumori? Non è che il soffitto si sta abbassando, vero? Allora, cosa può essere? Oh, beh, quella... Un po' troppo memento mori questo gioco, eh? L'arancia non è nera. Il tè potrebbe essere. Vediamo se è lui. No, non è il tè. Beh, è rosso quando lo usiamo però, ma grigio quando lo buttiamo via effettivamente no. Aiuto. Vorrei ridurmi a fare tutto con tutto, eh. Scarpa. Allora, rileggiamo il secondo, allora. Chi mi fa non mi vuole. Chi mi compra non mi usa. Chi mi usa non lo sa. Cosa vuol dire chi mi usa non lo sa? Eccolo qua. Questo è. La bara. Rosso, nero e grigio. Questa non credo sia. La scacchiera, no? Il legno, perfetto. Questo è... Facciamo il fuoco e quindi prima è nero. No, porca vacca. Poi grigio come cenere, ma... non è neanche questo allora. Non ha senso, tutto ciò non ha senso. Il pollo arrosto forse. Nope. Questo? Per chiudere questo maledetto enigma. Niente da fare. L'urna cineraria, forse? No. Carbone, eccolo qua. Mamma mia, non so quanti minuti ho perso per trovare il carbone. Dannazione.
Certo, potevamo scriverlo un po' più facilmente, eh? Ed ecco, anche la seconda porta è fatta. Corriamo verso la terza. Cosa c'è? Sigarette. Altra roba. Oh, non vedo nulla. Gas per uccelli, accendini. È usato, ma può funzionare. Prendiamo tutto. Ok. Quindi è un gioco oscuro, eh. Specie di museo degli uomini senza anima. Gollum. Porca vacca, che paura. Anche citazioni dotte qua. Ok, allora riprendiamo questo. Ho preso un colpo però. Perché sono morto? Forse ho toccato uno di questi uomini senza anima. No, qua si muore. E qua si muore. Forse non devo farmi vedere da questi esseri. Forse non devo usare... Forse non devo usare questo. Non devo usare il fuoco che li spaventa. Devo essere più scaltro. Mamma mia, che orribili questi versi. Forse un po' più veloce. Ok, Mokoko. Accendino. Ok, ma se li tocco non muoio. Però lui non mi sta guardando. Vorrei capire se c'è qualcuno che mi guarda. Ed è quello che provoca la mia morte improvvisa. Forse quella... la nebbia. Capire cosa c'è. Ecco, quello sguardo lì. Quello mi uccide probabilmente, mi ruba l'anima. Allora devo fare il giro per di qua. Quello non mi vede. Così. Piano, piano. Quello guarda verso avanti. Quello verso il basso. Forse mi vede, ma se mi muovo di qua... non mi vede. Vediamo che accade. Non posso passare qui in mezzo. Ecco, niente. Quindi quello mi vede. E mi accide. Non mi vede, non mi vede, non mi vede, non mi vede, non mi ha visto. Prendiamo Teschi. Quello non mi guarda. Andiamo di qua. Quello sì che mi vede però. Sto malefico. Oh là là, dove sta andando questo teschietto birichino? No, lì mi vede. Sto malefico mi vede. Questo mi guarda? Eh sì. Ai ai ai. Ups, non posso lanciarlo. No, non ditemi che non posso raccoglierlo adesso. Niente, porca vacca. Allora. Ci deve essere una via d'uscita. Ah, l'ho trovata, sì. Ma lui non mi vede. Questo non credo possa vedermi se io vado lontano dai suoi occhi malefici. E dunque arrivo alla fine ad aprire
questa porta. Voilà. Nuova stanza. La paura scema, scema. Un po' di storia dell'arte, ragazzi. La galleria dei sogni incorniciati. Dunque vediamo quali sono gli indizi. Una lettera. Sembra che sia stata qui per un lungo tempo. Sono stato chiuso per 3 giorni. Qui. Li ho contati tante volte, ma c'è sempre qualcosa di sbagliato. Numero 1. Sono illeggibile. Numero 2. Sono illeggibile. Ci sono solo quelli, ne sono sicuro. Numero 3. Aerei? No, non funziona. Numero 4. Illeggibile donna e cosa? Non è così facile. Ecco, ho scoperto il significato di ogni carta. Ora devo guardare attentamente tutte le immagini per scoprire quante ce ne sono. In alcune foto ce n'è più d'una. Ma di cosa starà parlando? Numero 4. Donne collezioniste di emozioni, raccoglitrici di filosofia femminile, donne che preferiscono il nero sul bianco, donne che si immergono nell'immaginazione. Nero su bianco, come le lettere su un libro? No, devo inserire il codice in questa cassetta. Allora, devo scrivermi da qualche parte i numeri che troverò. Allora, iniziamo dal numero 1. Cacciatori di sorrisi, credenti delle illusioni, piccoli combattenti, i maestri del futuro. Questo non è il tizio che fa la faccia strana quando legge un libro. Maestri del futuro. Che sia questo? Devo leggere tutte e 4 le cose per capirci forse qualcosa. I minatori delle nuvole. I viaggiatori del vento, gli esploratori dell'orizzonte, i custodi del tesoro ovale. Un gatto. Allora, camminatori silenziosi, gli osservatori dell'oscurità, i cacciatori di movimento, quelli con i baffi eleganti. E forse i gatti. Vediamo se c'è qualcosa qua dietro. Nulla. Black over white per le donne. Donne che leggono libri con bianco e nero, direi. Quindi non lei. Lei non legge. Non legge neanche lei. Lei legge ma non è bianco su nero. Una, due. Direi basta. Quindi forse il numero 2. 3. No, lei non ha bianco, sì. No, lei è solo nera. Anche lei è solo nera e non legge. Potrebbe essere 2.
la risposta. Are they? Gli uccelli sono custodi del tesoro ovale. Ok. Quindi due. Tre. Solo tre quadri con gli uccelli, quindi proviamo a fare così. Poi abbiamo i gatti, almeno così vorrebbe suggerirci. Silent Walkers, Motion Hunters, quindi gatti effettivamente dovrebbe essere. Ma non vedo gatti. Eccoli qua invece. Uno. Sono loro i gatti. Quindi uno. E l'ultimo numero, ovvero il primo. Cacciatori di sorrisi. Bambini, quindi. Allora. Questo, uno, due, cinque o sei, proviamo con cinque, quindi cinque, uno, tre, due, vediamo se è giusto, cinque, uno, tre, due, wrong, no, allora sei, uno, tre, due, no, allora proviamo a contare i bambini. Mancava un uccello che non avevo visto. Ma facciamo 6 1 4 2 no 5 1 4 2 porca vacca. Donne che leggono ce ne sono anche troppe. Non in generale, intendo dire. Questo potrebbe essere bianco su nero, ma non sono loro. Una, due. Proviamo a contare tutte le donne che leggono a questo punto. Una, due. E nove. Ok, quindi nove le donne. Vediamo i gatti, forse mi sono sfuggiti. Dobbiamo mettere fra parentesi un due. Tre. Non devo mica contarli tutti a uno. Quattro. Sei. Proviamo così. E sette col cigno. Proviamo così. Allora, sei, due, sette, nove. 2, 7, 9, 5, 2, 7, 9, 5, 1, 7, 9, 6, 1, 7, 9, 6, 2, 8, 9. Non ho visto un uccello da qualche parte. Ok, direi che non voglio svelarvi le ultime due, tre stanze, anzi scusatemi, ho perso il conto.
Direi che possiamo interrompere qui questo video con The Seven Doors. Vi è piaciuto? Fatemelo sapere. Il gioco, vabbè, ha un solo enigma per stanza, insomma, un po' una delusione secondo me rispetto a The Escaper, che almeno aveva tanti enigmi combinati fra loro e quello mi piaceva, insomma. Qua siamo un po' scarsucci e debolucci. Comunque, ci ha tenuto impegnati per 45 minuti. Ovviamente io avrò tagliato questo video per evitarvi le cose più imbarazzanti della mia incapacità. E vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Niente sigla finale, ho deciso di eliminarla. Quindi saluti.